Pochi giorni ancora e giovedì il Pescara inizierà ufficialmente la stagione con il ritiro di Palena. Il gruppo si ritroverà giovedì a pranzo e nel primo pomeriggio si metterà in viaggio alla volta del centro teatino per svolgere la prima seduta di allenamento. Intanto alla spicciolata i giocatori, vecchi e nuovi, si stanno ritrovando in città per svolgere le visite mediche. Sul mercato il Delfino resta comunque attivo per il completamento della rosa. Sul fronte della difesa si stringe per Guglielmo Stendardo. Il contratto che lo lega all'Atalanta scade il prossimo giugno. Stendardo sta trattando con la società orobica la buonuscita, dopodiché sarà libero di firmare con il Delfino. Un innesto di spessore ed esperienza per il tecnico Massimo Oddo. Altri obiettivi per la difesa restano lo slovacco Norbert Gjomber della Roma e il croato Marko Leskovic del Rijeka, ma per questi giocatori sarà necessario aspettare ancora un po'. Numericamente il centrocampo è quasi al completo, ma nelle ultime ore si registrano interessamenti su Valerio Verre e Gaston Brugman. Il regista uruguagio è appena tornato dal prestito a Palermo, che non ha esercitato l'opzione. Su di lui gli occhi dell'Empoli, dove è cresciuto a livello giovanile. È più di un semplice interessamento quello della Sampdoria per Verre, la mezzala riscattata dall'Udinese a fine giugno senza che il club di Pozzo esercitasse la contropzione. La società blucerchiata è pronta a mettere sul piatto soldi e contropartite tecniche, resta salvo, come accaduto per Torreira un anno fa, che se la trattativa si concretizzasse il trasferimento a Genova avverrebbe tra 12 mesi e non per questo campionato. Sperando nel rinnovo del prestito di Mandragora, stavolta dalla Juventus, per il reparto mediano il Pescara segue il centrocampista slovacco del Legia Varsavia, Ondrej Duda. Sul fronte attacco si attende la definizione della cessione di Andrea Cocco al Frosinone, probabilmente in prestito con obbligo di riscatto in caso di ritorno in A dei Ciociari. La scommessa del Pescara è il figlio d'arte Giovanni Simeone del River Plate, da cui si aspetta una risposta positiva a breve, mentre bisognerà attendere prima del grande colpo in attacco. Per età, oltre che per talento, il sogno resta Pablo Daniel Osvaldo. Restano nel mirino Maurizio Piniglia, in uscita dall'Atalanta, e Alessandro Matri, legato al Milan, ma il cui futuro però è ancora un rebus.